Buongiorno, sono Luca Lombroso, meteorologo, divulgatore ambientale, nonché tecnico del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Sono qui a questa pregevole iniziativa, martedì 13 novembre 2012, premiamo la domotica, la sostenibilità e il risparmio energetico, organizzata dall'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena. E che cosa dire? Anzitutto una breve introduzione sull'urgenza del problema clima. L'urgenza del problema clima è testimoniato purtroppo dalle catastrofi in corso in questi giorni, grandi alluvioni anche in Italia, dopo che la scorsa settimana e la fine del mese di ottobre altre grandi alluvioni erano venute, e non dimentichiamo il grande uragano Sandy. C'è un titolo del Bloomberg Business Week che è eloquente: It's global warming, stupid. È il global warming, stupidi, la causa di queste grandi catastrofe, e quindi c'è una grande urgenza di agire e di azioni che vanno nella direzione di ridurre e drasticamente le riduzioni di gas serra. Si parla di riduzione dell'80-85% andare al 2050. E sicuramente è un premio, che è un'iniziativa che va a lodare, a premiare iniziative nella direzione giusta, cioè della domotica, della sostenibilità e del risparmio energetico, sono un primo importante passo di un cammino molto lungo che dobbiamo attuare per ridurre appunto in maniera drastica i combustibili fossili e, perché no, arrivare un domani nel quale appunto i combustibili fossili non solo dovranno essere ridotti, ma dovranno essere lasciati completamente nel sottosuolo. Sicuramente in tutto questo la tecnologia aiuta, l'innovazione e tutto quello che si fa qua in questa iniziativa, e ci vorrà anche una cosa in più: oltre all'innovazione dobbiamo inventare, ci vuole qualche cosa di nuovo, quindi perché no un domani un premio anche all'invenzione.